troviamo a Carrara, conosciuta nei secoli per l'estrazione del marmo, marmo che è uno dei migliori nel mondo, quindi è servito a Michelangelo e ad altri scultori e artisti. Da qualche decennio non è più conosciuta per l'estrazione del marmo. Oggi è una devastazione ambientale in tutta Europa, forse una delle peggiori. Au volant, Sandro Manfredi, insurgé et lanceur d'alerte. Voilà des années qu'il informe la population sur les abus des carriers. E questa è la cava che abbiamo fatto chiudere, tra l'altro una delle più grandi vittorie del gruppo ambientalista, perché l'abbiamo ripresi mentre scavavano illegalmente. Una vittoria amara perché subito dopo mi sono ritrovato una ruota svitata, i dadi svitati a una ruota e ho rischiato di perdere la vita in montagna. La gente nel mondo pensa che il marmo si scavi per la sua bellezza, per ricavarne sculture, per l'arte. Oggi il marmo si scava invece per ridurlo in polvere una volta frantumato e se ne possono ottenere diverse cose, tra cui farmaci, dentifricio, carta. Ci troviamo dentro un distretto minerario, queste cave non sono più suggestive e affascinanti come potevano essere decenni fa. C'è una devastazione desolata. E dietro questi blocchi, dietro quello che si può vedere, si nasconde molto altro. Derrière ces forteresses de calcium, des plaies qui ne guérissent pas. Comme des entailles qui lacèrent un parc naturel exceptionnel, les Alpes Apuanes. Le Forum de Trajan et le Panthéon à Rome, les célèbres sculptures de Michel-Ange et de Canova, toutes ces œuvres ont été arrachées aux veines ouvertes de la Toscane. Jusque dans les années 80, Carrare et son or blanc connaissent un essor économique et culturel. La ville fourmille d'artistes et d'ateliers. Le marbre est transformé sur place. 30 ans plus tard, la magie a disparu. Un modeste festival de sculpture tente de donner le change, mais même les touristes n'y jettent qu'un œil distrait. C'est pourtant cette image révolue qu'aimeraient véhiculer les propriétaires des carrières, celle d'artisans cultivés et passionnés par la sculpture du marbre. En réalité, les carrières d'aujourd'hui règnent sur des empires financiers et immobiliers. Ora entriamo dove a piedi arrivava Michelangelo per fare per scegliere la materia, il marmo, per fare poi le sculture che ha fatto la Pietà, le prigioni, tante sculture che ha preso in questa zona. Franco Baratini est une figure du milieu. Le propriétaire de la célèbre carrière Michel-Ange à environ 1000 mètres d'altitude. Ce matin, ses machines découpent un nouveau bloc de marbre, à même la falaise. Questo è il monte, la montagna. E questo è il taglio. Prima si fa il taglio pari. Poi si fa un foro, dritto, vedi là il foro, e poi si passa la catena e si dà quel taglio lì, con la catena, diamantata. Che praticamente la catena è questa. L'acqua raffredda e il diamante taglia. Autrefois, il fallait une vingtaine de jours pour extraire un bloc comme celui-là. Désormais, il suffit d'une dizaine d'heures, parfois moins. Et au bout, peut-être un trésor. Une veine d'un marbre pur, donc très coté sur le marché, le statuario. Aussi appelé l'arme d'étoile, car il laisse passer la lumière. Questa è una vena di statuario, la vedi?
Hai capito? Questo è ordinario, si mescola un po', però è sempre una materia valida per fare i rivestimenti, per fare i pavimenti, per fare tante cose. Le marché du marbre aujourd'hui, c'est une forte demande en Chine et dans les pays du Golfe, où centres commerciaux et mosquées poussent comme des champignons. De 150 euros la tonne quand il est utilisé pour la construction, le marbre peut grimper à 3000 euros la tonne, voire bien plus selon la qualité. Parmi les clients de Franco Baratini, la princesse de Thaïlande ou de riches Ukrainiens, il les connaît tous personnellement et il en est fier. Son histoire, c'est une vie dans les carrières, du simple ouvrier à l'entrepreneur, une identité taillée dans le travail et les parois des Apuanes. Da bimbo ho fatto il minatore, ho fatto tutti i mestieri delle cave e sono qua 67 anni di lavoro che sarebbero non 67, ma sarebbero 140, perché si lavorava da stella in stella, non come oggi che fai 8 ore e vai a casa. Alors quand on lui parle d'environnement, Franco Baratini ne comprend pas très bien ou ne cherche pas à comprendre. Pour lui, ces montagnes, c'est une offrande de la nature, comme un legs inépuisable. Non è una catastrofe, anzi, è una bellezza, è una coltivazione, come coltivare un terreno, come coltivare altre cose. I monti non li mangia nessuno, è come dire la puoi bere tutta l'acqua del mare. Io non credo che l'acqua del mare la puoi bere tutta. E gli stessi noi non è che mangeremo queste montagne, no. Anzi, gli daremo una pettinata. Gli daremo una pettinata, gli faremo, hai capito? Ma non si mangiano. Le paysage modelé par les carriers eux-mêmes semble pourtant dire l'inverse. Ici, les pistes disparaissent et réapparaissent à chaque nouveau coup de pelleteuse. Mais Sandro Manfredi ne perd jamais son chemin. Amoureux de la nature et des Apuanes, chacun de ses déplacements a un objectif. Vérifier par exemple qu'une carrière a bien cessé son activité ou attester de pratiques illégales. Le seul moyen, selon lui, d'arrêter le massacre. Da quando siamo attivi possiamo dire che tutte le cave che hanno ricevuto delle interdittive, quindi sono state fatte chiudere temporaneamente oppure sotto sequestro permanente come in questo caso, sono forse diverse decine, possiamo dire 30 o 40 le cave interessate dai provvedimenti. Le Alpi Apuane sono considerate montagne irripetibili, quindi qualunque cosa che viene smontata non tornerà mai più. Si parla di 3000 specie che vivono, vegetali, quindi piante e fiori, che vivono su tutte le Apuane. Sono il 50% della flora presente in tutta Italia. Diverse di queste che sono sulle Apuane sono endemiche, qualche centinaio, e quindi nascono, vivono e crescono solo in determinati ambienti, che sono messi a rischio dall'escavazione. Les Apuanes abritent aussi la plus grande réserve d'eau de Toscane. Un complexe singulier, avec 150 km de tunnels et de grottes. Au rythme où vont les choses, on ne sait pas ce qu'il adviendra de ce massif. Mais à Carrare, Sandro Manfredi n'est pas le seul à s'inquiéter. Les citoyens se sont emparés de la question. En 2014, un collectif hétéroclite a vu le jour. Il y a là des biologistes, des avocats et des communicants. Buonasera. Une partie d'entre eux s'est réunie ce soir-là à l'extérieur de la ville. Ma bisogna avere bene in testa che Carrara è completamente avulsa dalla sua storia. Non c'entra più niente Carrara di oggi con quella che era la Carrara di ieri. A Carrara c'era il teatro Animosi dove venivano, mi raccontava mia nonna, presentate le prime teatrali e se Carrara applaudiva allora andavano alla Scala. Ecco,
una Carrara che aveva poi una umanità che viveva intorno alle cave. Hanno reso grande Carrara, ed è vero, ed è bello da dire, è la verità. Ma conoscevano l'opera. I cavatori erano quelli che Chiarella diceva che davano, come si dice, la loro critica verso degli artisti. Questi personaggi che oggi si chiamano cavatori, secondo me sono operatori di macchina come in un piazzale, come in un qualunque altro magazzino, vanno a fare le loro rimostranze. Non hanno neanche argomenti, non sanno nemmeno di cosa parlano. E quindi Carrara, da città del marmo, dell'arte, è diventata un distretto minerario in cui si pigliano i blocchi, si esportano e si mandano a lavorare nei paesi dove la manodopera costa di meno. Quindi a noi resta il danno ambientale e la ricchezza va parte nelle tasche di pochi e parte va all'estero. Non è più tollerabile una situazione simile. Perché se per estrarre un blocco di marmo va bene demolire il 95% della montagna, forse è un paradosso. Cioè, una economia che vive e si basa sulla distruzione è un'economia violenta. Oggi abbiamo una disoccupazione giovanile che a Carrara, a Massa Carrara, è il doppio di quella toscana e il triplo di quella italiana. Allora c'è qualcosa che non quadra. 5 milioni di tonnellate di montagna ogni anno. Sì. E il marmo utile per fare la scultura e lo statuario sono 50.000 tonnellate. Sì. E da solo è un rapporto assurdo. Ma qualcosa che c'è la ricerca della gloria. Aujourd'hui, seul un quart du marbre est extrait en bloc. Le reste, les rebuts, est transporté en aval une fois morcelé. Direction Omia, le leader mondial de ce marché très porteur. Le marbre est pulvérisé pour être vendu sous forme de carbonate de calcium. Une poudre très fine qui entre dans la fabrication de nombreux produits. Papier, enduit, adhésif ou dentifrice. La multinationale suisse, plutôt discrète, s'est installée dans la plaine au début des années 90. Depuis, la part des rebuts dans l'extraction est en constante augmentation, au mépris des limites légales. Mais dans une région fortement touchée par le chômage, difficile de s'attaquer au prince de Carrare. L'un des seuls élus à avoir accepté de nous répondre est en charge de l'environnement à la région. Giacomo Gianarelli, du mouvement 5 étoiles, le dit sans détour. Ces dernières années, politique, marbre et justice n'ont formé qu'une seule et même nébuleuse, viscéralement opposée à toute forme de réglementation. Su circa 100 imprese che lavorano sull'attività estrattiva a monte, dove si rimuovono questi blocchi di montagna, lavorano circa 700 persone e complessivamente per il territorio di Massa Carrara sono impegnati circa, tra diretti e indotto, 2.800 persone. Ad oggi il dichiarato si parla di oltre 1 miliardo di euro di valore aggiunto per tutto il distretto. Quindi sono cifre mostruose, queste persone hanno accumulato ricchezze incredibili. Forse è stato così tanto difficile far rispettare le regole perché c'è stata una convivenza tra le forze politiche che hanno governato il territorio. Penso che sia spiegabile con una grandissima concentrazione di potere economico a poche persone che orientavano anche la politica locale. Dans la carrière de Franco Baratini, la découpe du bloc de marbre est enfin terminée. Il s'agit maintenant de le faire chuter en une seule pièce, si possible. C'est seulement à ce moment-là qu'il aura une idée de sa valeur. Plutôt avare sur son chiffre d'affaires, le carrier consent quand même à donner un prix pour ce bloc d'une trentaine de tonnes. Un bloc è un blocco di qualità, va a vederlo dentro, è quello lì, capito? E questo è un blocco che va visto quando poi è finito, ma sui 50.000. Des blocs comme celui-là, il en tombe plusieurs par jour.
Alors au nom du business et de l'emploi, on pardonne beaucoup aux carriers. La sécurité toute relative au travail, 11 morts en un peu plus de 10 ans. Mais les salaires restent relativement élevés, 3000 euros par mois, dont une bonne partie au noir. C'est bien plus que la moyenne dans la région. Il se dit même que ces postes se revendent à prix d'or. Franco Baratini se sent comme investi d'une mission sociale. Viene a mandare avanti un'azienda con 50 operai e 300 famiglie che girano intorno a noi. Questo non si dorme neanche la notte se uno è uomo. Se è un imbecille, no. Ma se è un uomo, non dorme la notte. Perché da mangiare a dare 300 famiglie ci deve essere anche un bel impegno morale. Alors, quand il s'agit de creuser là où il ne faudrait pas ou de déverser des déchets dans la montagne, personne ne bronche. La marmettola, la boue formée par l'eau et la taille du marbre, est notamment accusée de polluer les rivières en aval. Ma senti, la marmettola che è inquinante, ora ti spiego io. Ti spiego. Te fai un conto. C'è il sasso, lo macini. E questa azienda lo vende a grammi. Lei lo compra a tonnellate e lei lo vende a grammi a noi, a tutti. No? Quando la stessa marmetta che viene fuori dal filo, che è uguale, mi viene a dire che quella inquina, è uguale. È uguale. Noi la mettiamo nei sacchi, va dentro, vedi lì il sacco. Va l'acqua nel sacco, filtra e la marmitta rimane lì. E viene là. Ne va lì. Pour en avoir le cœur net, Sandro et Pino Sansoni, biologistes à la retraite, ont décidé de recenser la faune en plein centre-ville de Carrare. Ils commencent par analyser les eaux d'une rivière qui n'est pas impactée par les déversements des carrières. Vediamo sotto qualche sasso se troviamo qualche ospite. Mettiamo, vediamo sì, ancora così, poi li passiamo nella vaschetta, li metto sotto corrente e tu pulisci il sasso. Benissimo, così bisogna camminare l'intera comunità che è animale che costituisce, che abita in questo ambiente. Quindi noi in base alla qualità e alla quantità di elementi che troviamo in queste comunità di piccoli animali, siamo in grado di determinare la qualità dell'ambiente e anche dell'acqua, ovviamente. No, sì, allora andiamo. Allora, cominciamo a vedere. Guarda, tra i tricotteri riacofilide. Ok, è quello che diventa verde? Sì. C'è comunque una comunità abbastanza ricca, abbiamo trovato 20 unità sistematiche, 20 gruppi animali, cioè acqua tra ottima e buona. Ecco, quindi un buon giudizio. Puis Pino e Sandro remontent ensuite l'autre rivière et poursuivent l'expérience. Quand il pleut, c'est dans son lit que s'écoulent toutes les eaux des carrières. È fatica sprecata, guarda, non c'è niente, non ci sono animali. È logico, come fanno a vivere sepolti nel fango? Non ci possono vivere. Non c'è vita. Da quando hanno cominciato le tecniche moderne, cioè dagli anni 70, per l'escavazione del marmo, che hanno cominciato a produrre la marmettola, è stata la fine. La marmettola seppellisce tutto come se fosse una colata di fango che seppellisce le case e come se a Carrara fosse sommersa da una valanga di fango che seppellisse tutte le case. Viene un deserto biologico. La poudre de marbre sédimente très rapidement. Elle forme alors une couche dure et impénétrable. Dans la montagne,
les sols ne peuvent plus absorber l'eau en cas de forte pluie. C'est justement ce qui s'est passé en 2014. De terribles inondations frappent la ville. Les eaux dévalent la montagne sans retenue et font sortir la rivière de son lit. Les carrières sont directement mises en cause. C'est une inondation de plus après celle de 2003 et 2010. Une inondation de trop surtout. Un véritable déclic pour la population qui crie sa colère devant l'hôtel de ville. La réponse du maire de l'époque, surréaliste, va transformer cette colère en rage. La mairie ne se sent pas responsable de ces inondations. Menacé, le maire sera escorté par la police. Les citoyens occuperont l'hôtel de ville pendant plusieurs semaines. Una delle prime volte in cui è diventata pubblica la consapevolezza della responsabilità delle cave. Un tempo non ci si pensava, ecco. E poi anche perché, come dicevo prima, un tempo le discariche di cava erano delle spugne, quindi riducevano il rischio idraulico. Oggi, da fattore di sicurezza, si sono trasformate in fattore di rischio. Qu'importe, les carriers comme Franco Baratini, eux restent sur la théorie initiale, celle qui prévalait avant l'extraction industrielle du marbre, et s'érige presque en protecteur de la ville. Le cave, secondo me, sono la causa di non venire le alluvioni, perché se l'acqua c'è uno scorrimento diretto, invece qui l'acqua viene giù, casca, chi e poi va via piano, secondo me è una salvezza della città. Sur cette question comme sur le reste, l'homme défend son gagne-pain. Lui qui a commencé comme apprenti, lui qui livrait des seaux d'eau aux ouvriers, refuse qu'on s'immisce dans ses affaires. Franco Baratini ne manie pas seulement l'art de l'esquive. Il maîtrise aussi très bien celui de la menace. Sono partito da zero, sotto zero. Il più povero del mondo ero io, ma io ero il più ricco. Perché io, grazie a Dio, ho avuto sempre la salute e la volontà di fare. Che quella non me la toglie nessuno. Nessuno. Non me la toglie nessuno. Quella non me la toglie nessuno. Passo sopra a qualsiasi cadavere. Io passo sopra a qualsiasi cadavere. Ho già detto, chi tocca il mio lavoro, io ci passo sopra. Devant l'impuissance des pouvoirs publics, Sandro n'a eu d'autre choix que de dénoncer lui-même les pratiques illégales dans les carrières, avec le risque potentiel d'en subir personnellement les conséquences. Mi trovo un giorno una ruota svitata, scampato il pericolo e chiamato il meccanico, abbiamo subito capito che non era un danno. Mi ha fatto subito una perizia e l'ho allegata la denuncia ai carabinieri per danneggiamento. Sandro s'en sortira finalement indemne. Et malgré cet incident qui aurait pu très mal finir, le trentenaire continue d'alerter la justice. Il refuse de laisser la peur et les menaces entraver son combat. Ce soir, il prépare une nouvelle excursion dans la montagne. Stiamo organizzando un'uscita dove andrò con il mio amico Alberto, che è un regista e chiaramente un ambientalista. È una zona protetta questa, ha diversi vincoli ambientali sia per le specie endemiche che per l'ambiente. Noi domani partiremo presto per andare sopra questa montagna, faremo una strada opposta a quella che fanno i cavatori prima di entrare al lavoro per non farci vedere. Passeremo da dietro e nel bosco poi arriveremo qua sopra perché è un punto di vista che ci permette di osservarla nel suo insieme. L'aube embrasse à peine les Apuanes.
Sandro et Alberto Grossi ont l'habitude de ces sorties matinales. Voilà des années qu'ils surveillent les carriers. Et è successo qualcosa di strano. Un bosco magnifico. Ils ont en commun l'amour de la nature et bien sûr leur combat contre ces blessures faites à la montagne. Alberto est lui-même fils et petit-fils de marbrier. Aujourd'hui, il se sert de sa caméra pour dénoncer les errements de la filière et défie l'ennemi sur son propre terrain. Dobbiamo stare attenti a non farci vedere. L'activiste doit d'ailleurs témoigner dans un procès qui concerne précisément cette carrière. Mais jusqu'à maintenant, le propriétaire a toujours réussi à s'en sortir. Questa è una storia particolare, questa cava. Particolare perché avrebbe dovuto essere ferma. Invece, con un ricorso al Consiglio di Stato, praticamente è riuscita a riprendere l'attività. Con l'obbligo, che è una cosa anche questa assolutamente fuori dell'ordinario, di accantonare i detriti in cava. Tant'è vero che potete notare ci sono diversi cumuli, mentre questi detriti di solito dovrebbero essere portati a valle. Alors les deux hommes tentent de réunir des preuves supplémentaires. Voici les images filmées par Alberto il y a quelques mois. On y voit clairement les engins déverser les déchets en pleine nature. Pour Sandro, cette impunité chronique s'explique très simplement. Mais siccome il proprietario di questa casa è un politico di vecchia data ed è un corrotto, ha sempre avuto la possibilità e la copertura politica di andare avanti nonostante le illegalità. Le combat de ces activistes peut parfois ressembler au mythe de Sisyphe. Il faut sans cesse prouver la culpabilité des carriers, lesquels utilisent tous les moyens à leur disposition pour poursuivre leur activité. Récemment, la preuve par l'image a quelque peu modifié le rapport de force, sans toutefois l'inverser. Da quando si è cominciato ad utilizzare la camera da presa, chiaramente non si riesce più a nascondere l'abuso. Quindi se noi lo riconosciamo, lo filmiamo e lo denunciamo, le istituzioni sono costrette a proseguire, quindi a fare almeno finta di fare il loro lavoro. Il existe tout un arsenal juridique et légal qui devrait régir l'exploitation du marbre. L'État, la région et l'agglomération de Massa et Carrare en sont les garants et sont donc censés faire respecter ces règles. Mais il n'en est rien. Sandro et les autres ont donc été contraints de devenir des vigies, de demander aux autorités une chose incroyable, la simple et pure application de la loi. La legalità, che è veramente una rivoluzione oggi. E di tutte le cave, quella che stiamo osservando è una soltanto, non è eccezionale, e quello che possiamo vedere qui è emblematico, perché tutte le cave operano degli abusi. Non lo diciamo noi, noi le abbiamo filmate e dimostrate che su 60 cave attenzionate sono state fatte oltre 40 infrazioni alle prescrizioni e ci sono quasi una trentina di segnalazioni alla procura. Nous ne sommes pas ici en Calabre ou en Campanie, des régions d'Italie bien connues pour leurs ramifications mafieuses. La Toscane héberge pourtant un tissu criminel extrêmement coordonné, dormant, silencieux, qui se garde bien d'utiliser la violence. Cette criminalité-là a su montrer patte blanche et s'immiscer habilement dans l'économie légale. Organizzata in particolar modo di stampo mafioso, ma non solo. È un qualcosa di presente storicamente sul territorio, si è parlato del tema dell'attività al monte, dell'escavazione come uno degli elementi per riciclare denaro sporco, una delle sfere di investimento per ripulire il denaro.
Storicamente qua ci sono delle leggende che nei blocchi insomma venivano nascoste armi, droga, con la complicità anche di sfere deviate dello Stato. Désormais, des initiatives existent pour tenter de diversifier l'économie de la région. Des associations ont notamment mis l'accent sur le tourisme et l'agriculture raisonnée. Mais cette partie de la Toscane reste assez peu fréquentée. La faute à son passé industriel, la faute aussi à cette monoculture historique du marbre et à ses empereurs qui préféreraient qu'on regarde ailleurs. Qua il marmo è un elemento identitario. Fin dai Romani, insomma, ci portiamo dietro, la natura ci ha donato di questo bene minerario preziosissimo, esiste solo qua, in quel modo, è un qualcosa che dobbiamo anche valorizzarlo, quindi nessuno vuole la chiusura dell'attività estrattiva, vogliamo renderla compatibile il più possibile con l'ambiente e che abbia delle ricadute sociali ed economiche, cosa che non è avvenuto per niente in questi anni. De l'antichité aux années 90, environ 500 000 tonnes de marbre ont été extraites de la montagne. Des années 90 à aujourd'hui, c'est plus de 30 millions de tonnes. Et jusqu'à l'intérieur du parc naturel des Apuanes, d'autres versants commencent à être exploités. Alors Sandro ne s'arrête plus. Il reste persuadé que le temps est avec lui, que l'intérêt général primera sur les affaires de quelques-uns. Les récentes décisions de justice contre les carriers vont en tout cas dans ce sens. Il passaggio avverrà soltanto a seguito di un cambiamento, di una rivoluzione culturale. I tempi possono essere molto veloci se ci fosse una volontà politica e collettiva di andare in una direzione unica. È molto probabile che i cavatori non accetteranno il cambio. È difficile rinunciare a uno stile di vita agiato. Dovranno subirlo questo cambiamento. Non possono essere 600 persone a decidere il futuro di 150.000 persone.